Oh capitano, mio capitano, quella a cui abbiamo assistito oggi nella sala stampa del San Nicola è sembrata proprio la scena del film L'attimo fuggente in cui gli studenti, per esprimere la solidarietà al professore in procinto di andar via, citano la poesia di Walt Whitman. Caputo è il nostro capitano e bisogna avere rispetto di lui, ha detto questo il tecnico Davide Nicola prima della partenza per la sua Livorno, chiamando a raccolta tutta la rosa del Bari. Pur rispettando le opinioni di ognuno, noi non siamo d'accordo e non ci fa piacere che il nostro capitano Francesco Caputo venga additato come fosse un giocatore che non sta facendo la sua parte o un giocatore che abbia chissà quale colpa. Questa è una cosa che personalmente mi fa male e credo che, siccome loro sanno benissimo come la penso, se non c'è nessun singolo al di sopra del gruppo, in alcuni casi, in taluni casi, credo che il gruppo abbia il dovere di esporsi per il singolo. Ovviamente Davide Nicola ha parlato anche di Antonio Cassano. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta, siamo impazziti. Cioè, se vengono da me e mi dicono: Mister, c'è la possibilità di prendere Antonio Cassano, trovatemi un pirla che dica no. Beh, qualcuno lo potrebbe anche dire, forse perché è abituato ad altri livelli. Io, nel mio modo di essere, nel contesto in cui sono, so che sarebbe la classica ciliegina sulla torta di un gruppo che reputo buono. Non sarebbe solo la ciliegina sulla torta, sarebbe un giocatore che per questa categoria avrebbe un'importanza incredibile.